Stato un meccanismo per impedire ai giovani di entrare nel mercato. Però non giocato, no, di entrare perché nel mercato. Fatto a Brescia? Non l'ho fatto a Brescia perché a Brescia non si passava. Tu, molto... Anche bel messaggio per i giovani. Chi è che ha sfasciato l'istruzione? È chiara la questione, è gente come te. Io so il perché ti hanno dato il ministero, per me non è un mistero. Perché dietro gli uomini non ci deve stare! Ha capito? Ma se ci dire anche lei, dia un buon esempio! Dia un buon esempio! Ma cioè non ho capito! Non ho fatto niente! Questa è l'Italia di oggi! Questa è l'Italia di oggi! E tutti lo stanno vedendo! Ma andate a protestare per i stipendi da fada, Venezia! Coglioni! Vergognate! Cosa fate? Ma siete a mani nude qua! Se mi portate un capito qua, che hanno gli aspetta per questi che il governo e di fronte alla crisi non sanno fare altro che tagliarci e impoverirci. Ebbene, è dalle piazze che ricominciamo a prenderci tutto. Gelmini non viene mai, Gelmini non viene mai, Gelmini non viene, Gelmini non viene, Gelmini non viene mai, Gelmini non viene mai. Berlusconi, 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 Berlusconi,
Ma non c'è bisogno di caricare la gente. Infatti, signore, no, con le manganelle abbia fatto. Scusi, ma arriva una comitata in una scala e sbada a noi, allora li avete caricati. Che maleducati, signora, lei no, perché sta civilmente rispettando le nostre disposizioni, tutto qua. Noi civilmente passeggiamo di qua, non possiamo. Signora, ma perché fate questo domande? Se c'è una manifestazione non autorizzata. Io non sono una manifestazione autorizzata, io sono una cittadina che guarda quello che sta succedendo. Sì, e se io facendo parte di un gruppo che sta manifestando, no, non io non sto manifestando. Signora, io sono immobile, anche se volevo andare a seguire lo spettacolo, signora, non mi ci hanno fatto andare. Ci sono motivi di ordine pubblico per i quali. Ma io sono una libera cittadina con tanto di documenti e potevo dimostrare tutto quello che volevo andare a vedere. Ah, lo so che non è la circostanza. Mi dispiace per voi che siete costretti a difendere sta gentaglia. Chi è che ha sfasciato l'istruzione? È chiara la questione, è gente come te. Io so il perché, ti hanno dato il ministero. Per me non è un mistero e vorrei farlo sapere. Diciamo che, come schiava il padrone della televisione, voleva proprio te. Ma tu lo sai che è caduto sto governo. Per te sarà un inferno, lavoro non ce n'è. Io so un segreto su di te, Maria Stella, Maria Stella. Io so un segreto su di te, tu in facella bevi tre. Con lei eravamo studenti insieme, quindi mi ricordo di Maria Stella molto bene. Se devo essere sincera, non far solamente brillante negli studi. Si sa che la stampa disinforma, la chiamano riforma e serve di la che. Però io so che nemmeno tu l'hai scritta e forse neanche letta, che colpa puoi aver? La sola colpa, se vuoi che te la dica, non eri così fica per stare alla TV. Sei troppo anziana per fare la velina e comunque una vetrina volevi avere tu.